ragazzi, ho deciso di farmi un gatto. Ah, quindi con quelle da specie tua ci ha proprio rinunciato? Ma no, ma se vorrà prendere un gatto da tenersi a casa, no? Te che dici? Sì, quello, mi serve un po' d'affetto. Te serve un po' d'affetto e te prendi un gatto? A sto punto piede un tirannosauro, no? E basta con sta storia che i gatti non sono affettuosi, non è vero? Infatti, lo penso anche io, sono molto affettuosi i gatti. Sì, tra un tentato omicidio e l'altro. Ma che stai a dire? Ma falla finita, ma se sono coccolosissimi. Non hai visto che ti si strofinano sempre addosso? No, regà, non ve sbagliate, quelle non so coccole, quelle autoerotismo. Come autoerotismo? Sì, regà, e il gatto si strofina addosso a te esattamente come si strofina sull'angolo del comodino, uguale uguale, stesso affetto, perché te per gatto quello sei. Che cosa? Un vibratore coi jeans. Oh, per bacco, ma non è vero, non gli da retta. E invece sì, te dico, quello sai che fa quando te si strofina addosso? No, che fa? Te dà due spennellate dei feromoni che gli servono per dire all'altri gatti, oh, vedi quello? Ieri me lo so scopato. Ma dici davvero? Ma no. Ma sì, quello è come se te per fidanzarti con una gli scrivessi sul braccio il codice fiscale tuo. Stessa cosa. Ma no. Devo provarci allora. Ma non se può, guarda che t'arrestano. E mannaggino. Comunque lascia perdere tutte ste cose, il gatto te vuole bene. No, sei te che vuoi bene a lui, lui al massimo te sopporta. Ma perché devi dire così? Perché sì, te per gatto sei di per cassiere del McDrive. Al cassiere del McDrive non è che gli vuoi bene, è che te serve per darti da magnà. No, guarda, non è minimamente così, fidate, col gatto si instaura un rapporto meraviglioso. Sì, lo credo anche io. E poi la cosa bella di avere un gatto in casa è che non lo vedi e non lo senti. Ma chi t'ha detto sta cazzata? Stai calmo. Perché scusa? A me sembra che i gatti dormano sempre. Eh no, amico mio, i gatti dormono solo quando sei sveglio te. Perché? Perché è l'unico modo per non incontrarti. Ma perché? Che gli ho fatto? Niente, al gatto gli dai fastidio a prescindere. Ma no, dai. Sì, e te lo dimostra pure. Infatti quando è notte che te vorresti dormire, lui lo sa che fa? Corre forte. Corre forte? Fortissimo. E perché? Per sfocarsi dello stress ed aver passato una giornata con te. Ma che stai a dire? Ma come no? Dice proprio mentre corre. No, s'apparta più a questo, lì mia ortacci sua. E che? Vabbè, ma tanto i gatti quando si muovono per fortuna sono silenziosi, no? Sì, de giorno sono silenziosi. Perché de notte no? No, de notte se torgono le zampe e se montano tipo i zoccoli da tip tap. Ma veramente? Sì, più che un gatto pare che te sta a correre dentro casa uno stallone da monta con anduglia sbucciata legata sul culo. Sì, questo è vero. Scusa, perché non corre di giorno? Perché de giorno è impegnato a guardarte con disprezzo da sopra una mensola. Ma non è vero che te disprezzano, anzi per ringraziarte te portano pure i gechi morti, le lucertoline. No, quello non lo fanno per ringraziarti. E perché lo fanno, sentiamo? Perché hanno capito che sei disadattato, che non è in grado di vivere da solo. Quella non è gratitudine, è compassione. Non ci credo. Guarda che è lo stesso motivo per cui mentre cammini ti passano in mezzo alle gambe, eh? Cioè? Perché sperano che cadendo poni fine a sta vita ridicola. Ma la fai finita, così lo spaventi. Il gatto dentro casa solo una cosa fa, te bullizza. Come ti bullizza? Sì, miagola per farsi aprire la porta e te gliela devi aprire. E vabbè. Poi te miagola perché vuole che gliela richiudi e te gliela devi richiudere. E vabbè. Poi rimiagola perché vuole che gliela riapri e te gliela devi riaprire. Ma insomma, che vuole questo gatto? Niente, vuole guardare a te che gli apri e gli chiudi la porta giusto per gusto di piatte per culo. Ma no! E invece sì, tu nella testa del gatto sei una cosa precisa! E cioè? Un passatempo che sa dove è nascosto il tonno! Ma è possibile che così avere un gatto? Certo, lo dice pure la canzone! Quale canzone? E con le unghie sul divano e sulle sedie, miau miau! E con le zampe baraonda, notte fonda, miau miau! E con la testa tra i miei piedi, così inciampo, miau miau! E mi sveglio col suo culo sui miei occhi, miau 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 miau! E basta! A questo punto allora non lo prendo il gatto! Ecco, hai visto? Ma io non gli ho detto di non prendere il gatto! Come no? Deve essere solo cosciente di averci a che fare con essere superiori! Superiore a me? No, sì, per quello te bastava un criceto! Intendo superiore a tutti! Te faccio un esempio! Sentiamo! Il cane fa la cacca, dove sta? E se ta raccoglie no, lui non gli frega niente, giusto? E che c'entra? Il gatto no, il gatto è de classe! Il gatto vuole cagare da solo al buio e quando ha finito esce dalla lettiera e te miagola! Perché? Perché te dice coso, guarda chi ho cagato! Te do 10 minuti per pulirmi il bagno, se no la prossima te la faccio sul tappeto del soggiorno. E chi è la madrigna di Cenerentola? Peggio! La madrigna Cenerentola mica gli cagava sul tappeto del soggiorno. Questo è vero. Vabbè, ma pure io quando vado al bagno voglio stare da solo. Non puoi. Perché? Perché il gatto viene con te. Ma perché? Per controllare che scusa danno al bagno non gli scappi dalla finestra. Ma è terribile questa cosa. E ancora non avevamo parlato del magnà. E magnà gli metti i croccantini e via, come a tutti gli animali. Se Alice Colò ti piacerebbe. Perché non è così? Ma che sta scherzando? Il gatto di casa è più schizziroso dei bastiani a Masterchef. Sì, vabbè. Sì,
zitto e fai che la scatoletta che gli dai non costa almeno 5,90 euro. Quello sa che ti dice: ah bello, al discount ce vai per te, io qua voglio il gourmet, se no te tengo sveglio fino al 2030. E allora perché dovrei farmi il gatto, scusa? Per imparare come se campa felici. Allora lo prendo. Gliel'avemo fatta pure oggi. C'è solo un problema. Che problema? Il problema è che sto uscendo con una ragazza e a lei i gatti non piacciono. E allora lascia perdere. Il gatto? No, ma che il gatto? Ah, ragazza, devi lascia perdere. Perché? Perché con una che non ha mai gatti non ci si può vive. Perché, scusa? Ma te lo spiego. Perché non gli piacciono i gatti? Perché dice che perdono troppi peli, le rovinano i vestiti e quando dorme gli saltano addosso. E perché? Se andate a vivere insieme, che se pensa che fai te? Ma io non... Oh, cacchione. E quindi che deve fare? Ah, deve lasciare. Ma perché? Perché se non regge il confronto con gatto, figurate se è in grado di fatturare una relazione. E quindi adesso? Io posso dire? Meglio di no. Me viene un po' da piagne. E mi raccomando, condividi il video e seguimi su Facebook, Instagram, YouTube e TikTok. Fallo, se no me viene un po' da...